che il Signore ci aiuti, l'amore del denaro, gloria a Dio. E noi dobbiamo essere spirituali, noi dobbiamo crocifiggere la carne, l'orgoglio, la gelosia, i cattivi sentimenti. Che Dio ci aiuti, fratelli, il vecchio carattere. Noi dobbiamo dominare questa carne, sottometterla, alleluia, con l'aiuto del Signore, con l'aiuto dello Spirito Santo. Dobbiamo rinunciare a noi stessi, con l'aiuto del Signore. Questo è quello che deve fare una persona che vive in Cristo. Alleluia, che Dio ci aiuti. Alleluia. Amen. Tanti frequentano una chiesa evangelica, ma non sono di Cristo. Perché quelli che sono di Cristo hanno rinunciato alla carne. Alleluia. Amen. Quelli che sono di Cristo devono crocifiggere la carne. Che il Signore ci aiuti, fratello. Perché se tu o io non crocifiggiamo la carne ti può portare all'inferno. Anche se tu sei evangelico, sei pentecostale, sei battista, sei un pastore, sei un predicatore, un evangelista, ma se la carne ci domina, la carne ci può portare alla rovina, alla perdizione, alla morte spirituale, alla morte eterna. Che Dio ci aiuti. E noi dobbiamo dominare la carne, sottomettere la carne, crocifiggere la carne. Amen. Sia nelle cose piccole che nelle cose grandi. Perché a volte Dio mi ha fatto pensare, per esempio, se una donna non rinuncia alla carne, per esempio, non rinuncia al rossetto. Il rossetto è una cosa piccola. È una cosa piccola. Cos'è un rossetto? È una cosa piccola così. Se tu non riesci a rinunciare alla carne in quella cosa piccola, come puoi rinunciare alle cose grandi? Alla matita. Che Dio ci aiuti. Aiuta, Signore. Alla sigaretta. La sigaretta è una cosa piccola. Se tu non puoi rinunciare a una cosa piccola così, come puoi rinunciare alle cose grandi? A una bugia? A un pensiero? Noi dobbiamo rinunciare con l'aiuto del Signore, con l'aiuto dello Spirito Santo. Ma dobbiamo riconoscerlo, dire: Signore, liberami. Dammi la forza nel nome di Gesù. Io voglio rinunciare nel nome di Gesù a questa cosa che mi lega, che mi disturba, che mi opprime, che mi perseguita. Perciò ci vuole una decisione personale, perché se siamo veramente di Cristo dobbiamo rinunciare alla carne. Alleluia. Sotto vari aspetti. Sotto vari aspetti. Se tu sai che per esempio Facebook ti domina, tu devi rinunciare a Facebook. Alleluia, quanti dicono amen. Al cellulare. Amen, alleluia. Se il cellulare ci vuole dominare, noi dobbiamo rinunciare al cellulare. Gloria a Gesù. Domina, mettiti alla prova, devo stare 3 giorni senza entrare su internet. L'hai mai fatto? Alleluia. Cristo vive. Per la gloria di Dio, io l'ho fatto a volte, che sono stato dei giorni senza internet, Dio lo sa. A volte sono stato 7 giorni senza fare dirette. Alleluia. Perché ho voluto dominare la carne in quell'aspetto con l'aiuto del Signore, e ancora devo continuare, perché a volte, fratelli, i cellulari ci vogliono dominare. Come dicevo prima in una riflessione, a volte il cellulare ci vuole dominare. Anche se noi, grazie a Dio, non pecchiamo col cellulare, perché noi, i veri cristiani, devono usare il cellulare per la gloria di Dio. Noi lo usiamo per predicare, noi lo usiamo per ascoltare anche le predicazioni. Amen. Perché non basta solo predicare, devi anche ascoltare. Alleluia. Amen. Puoi dire amen adesso. Alleluia. Devi anche ascoltare. Anch'io ho bisogno di ascoltare. Io prima stavo ascoltando delle predicazioni, ma non posso sempre parlare io, che voglio sempre parlare io. Devo anche ascoltare, alleluia, quello che lo Spirito vuole dire alla Chiesa, alla mia vita, alla mia anima, che ho bisogno che il Signore mi parli. Noi usiamo internet solo per questo, fratelli e sorelle.
non per vedere cose inutili, non per vedere il calcio, non per vedere la moda, non per vedere le cose del mondo, ma non per vedere i film, non per vedere i telefilm, non per vedere niente del mondo, ma usiamo il cellulare per la gloria di Dio, per predicare e per ascoltare predicazioni della parola del Signore, per ascoltare i canti, le testimonianze. Ma noi, anche noi, dobbiamo stare attenti che a volte il cellulare ci vuole dominare. Allora dobbiamo che cosa fare? Crocifiggere la carne. Alleluia! Con l'aiuto del Signore. Mi pare a crocifiggere la mia carne. A dominare la carne, Dio mi aiutami. Amen. Che Dio ci aiuti a tutti. A volte non fare Amen. Le strade pure, Signore. Gloria al Signore. Dobbiamo stare veramente nello spirito. Dobbiamo essere vigilanti. Dobbiamo Amen. Essere avveduti. Amen. Ci sono persone che usano il cellulare, qualunque cosa fanno, fanno da mangiare, fanno le foto, le mettono su Facebook. Mio Dio, abbi pietà. Sorelle che si fanno le foto, che cucinano. Fratelli che si fanno le foto al ristorante, vanno di qua, di là, si fanno foto dappertutto. Per i compleanni, per gli anniversari, per tutte le cose, che si cade in una carnalità, fratelli e sorelle. Allora lì devi dominare, anche lì dobbiamo crocifiggere la carne. Amen. Tutti, fratelli. Amen. Per la grazia di Dio io ho imparato, per la misericordia di Dio, che nel mio Facebook non trovi foto che io sono al ristorante. Lo dico per la gloria di Dio. Non trovi foto che mi vedi a mangiare. Per la gloria del Signore. Non trovi foto vane. Alleluia. Trovi solo la parola di Dio. Gloria a Gesù. Alleluia. Alembaro quinta mascei, alleluia. Trovi solo cose dello spirito di Dio. Amen. Non cose vane, gloria a Dio. Né Facebook, né neanche in un'altra parte. Perché ci sono alcuni che Amen. Usano Facebook per Dio e poi usano Instagram per la carne. Io manco ce l'ho quello. Usano Facebook per evangelizzare e poi usano YouTube per peccare di nascosti. Perché c'è anche... Non so se lo sapete, fratelli, che Dio sgridi al diavolo. C'è un modo di navigazione segreto, che l'Eterno sgridi al diavolo. Che sul cellulare, se tu vai sull'applicazione di YouTube, tu puoi mettere naviga in segreto. Santo, e alcuni Santo, navigano in segreto. Io manco ce l'ho YouTube. Che Dio sgridi. Oppure alcuni navigano e vanno a vedere cose che non sono buone perché la carne li domina. E a volte non è il diavolo, è la carne, perché la Bibbia, fratelli, quando in Galati 5, dal verso, gloria al Signore, che Dio ci aiuti, Galati 5, dal verso, alleluia, 20, 19, dice dal verso 19, parla delle opere della carne, non parla delle opere del diavolo. Queste sono opere della carne. Poi è vero che i demoni fanno leva su quello. Quando i demoni vedono le opere della carne, sono come le mosche che vengono nella spazzatura. La carne, le opere della carne attirano i demoni, ma qui non parla che sono opere del diavolo, sono opere della carne. Allora noi dobbiamo essere vigilanti, perché alcuni vanno a navigare in segreto, oppure navigano, vanno a vedere delle cose che non sono spirituali e poi cancellano la cronologia della visualizzazione, che l'Eterno sgridi al diavolo. Questi sono indemoniati, sì, fratelli, che fanno ciò. Che Dio abbia pietà. Oppure fratelli che non lasciano che la moglie veda il cellulare, perché la moglie potrebbe scoprire quello che loro fanno nel cellulare. Invece un vero servo di Dio non deve avere paura di dare il cellulare alla moglie, a un fratello. Io, se un fratello mi prende il cellulare, io non ho paura che mi vedano quello che ho. Anzi, io anche qua davanti adesso posso farvi vedere quello che guardo, per la gloria del Signore. Alleluia! Che Dio ci aiuti, fratelli e sorelle, tutti noi, amen, a crocifiggere la carne.
con le sue passioni e a sgridare, fratelli, perché le tentazioni ce le abbiamo tutti. Anch'io a volte mi capita che sono su YouTube a cercare delle predicazioni, ascoltare delle, e all'improvviso ti passano dei link che tu nemmeno ti immagini. L'altra volta mi passavano i migliori goals di Maradona e mi è venuta la tentazione di andare a guardarli, ma ho detto nel nome di Gesù, via, alleluia, gloria al Signore, amen. Ma nel nome di Gesù, fratelli, noi dobbiamo crocifiggere la carne anche in queste cose piccole. Con l'aiuto del Signore dobbiamo crocifiggere la carne, con l'aiuto di Dio. Quando vengono pensieri carnali, quando vengono pensieri malvagi, pensieri sporchi, pensieri chissà di dubbio, pensieri impuri, dobbiamo crocifiggere la carne con l'aiuto del Signore, fratelli, e questa è una battaglia quotidiana. Mm.